Bella a tutti ragazzi qui Teddy, prima di iniziare con il video vi ricordo che questi sono i miei social ufficiali, tutti i link sono in descrizione. In aggiunta, cosa molto importante, patreon.com/tati93. Patreon è un sito dove con un abbonamento mensile potete supportare il canale economicamente. Con un abbonamento fisso, ovvero ci sono vari tier che trovate nella sezione abbonamento, ci sono 6 tier al momento, ognuno con un prezzo fisso mensile ma con molti bonus. Il link sempre in descrizione per valutarli. Debuttante perché almeno ho qualcosa da streamare poi nei prossimi giorni. Insomma, fare una serie standard per quanto riguarda il futuro. Allora, qui nessun aiuto, difficoltà 108, struttura weekend, allora gara 35%, così non annoiamo troppo i viewer. Quindi qualifica 35%, va benissimo. Allora, mi avete detto che se metti bandiera rossa aumentato crasha il gioco quando esce la bandiera rossa, quindi lasceremo standard, mentre tipo pit stop safety car immersivo, la safety car la mettiamo aumentata. Regole di parco chiuso no, regole bandiere possiamo fare... solo taglio curvo, no, facciamo sì. Più che altro non so se è un bug, non so se qualcuno di voi ha Formula 1 23 in anticipo con la Champions Edition, ma non fa cambiare la strategia nel pre-gara. Non posso modificare la strategia. Devo partire con la rossa per forza. Aha! Patch di Formula 1. Eccola qua. Patch di Formula 1. Patch di Formula 1. Fermi tutti, chiudiamo il gioco. Mi hanno sentito. Attenzione. Patch in diretta. Niente, testiamo la patch che è appena uscita, senza sapere di cosa. Vabbè, vediamo se hanno risolto il bug del fatto che non si può modificare la strategia nel pre-gara. Vediamo se è risolto oppure no. A sto punto, sperando che non hanno già distrutto l'handling alla prima patch dell'anno. Ok, il doppiaggio fa sempre schifo. Ah! L'hanno risolto! In diretta! L'hanno risolto in diretta! Sì! L'hanno risolto in diretta. Probabilmente c'è qualche impiegato di EA che stava guardando, stava sentendo le bestemmie. E ha detto: ah, cazzo, è vero! Ci siamo dimenticati di far cambiare la strategia. Aspetta che la facciamo uscire subito la patch. Deve essere andata così per forza. Hulkenberg, che cazzo di treno era? Ma che non devi ravviare? Mi ha inchiodato davanti, non vale. Sì, bella partenza sull'erba. Ah! Ok, c'è sempre Stroll davanti, ma stavolta cerchiamo di non farci spaccare l'alettone perché ci inchiodano davanti. Attenzione, Stroll e Gasly in lotta. Sento già il sottosterzo. Guarda come vanno in rettilineo!
Sì, ma vanno troppo in rettilineo, che cazzo è? L'ERS vorrei usarlo dopo. Voglio tenerlo l'ERS, non c'è bisogno, perché tanto siamo più lenti con la gomma media. Guarda, con la scia non riusciamo ad avvicinarci. La staccata su Bottas profonda. Poi non ho avuto trazione. Dobbiamo proteggerci. Dobbiamo rimanere attaccati a Bottas per il DRS. Leclerc col giro veloce. Beh dai, pigliamo 2 secondi dalla Merdari. Però con la gomma soft la Merdari, noi con la media, quindi ci sta. Mamma mia, abbiamo DRS su Bottas. Ma vogliamo parlare di quanto questo gioco è meglio dell'anno scorso? Ciao Sammy, buono studio. Vogliamo parlare di quanto questo gioco è migliore anni luce di quello dell'anno scorso? Solo semplicemente per aver aumentato la trazione. Fine. Non hanno fatto nient'altro, hanno solo aumentato la trazione. Unanimamente un gioco migliore dell'anno scorso, anche per chi è da volante. Che uno dice, vabbè, hanno aumentato la trazione per il pad, i volantisti saranno incazzati. No, no, unanimamente riconosciuto come un gioco migliore dell'anno scorso. La Madonna. E la Madonna, che vento c'è, ma ha chiuso la finestra. Comunque l'aggiunta del 35% di gara è fantastica per questo tipo di live, davvero è fantastica. 25 era troppo poco, 50 era troppo lungo. 35 è il giusto sweet spot per le live di Twitch. A meno che uno non è un hardcore fan che fa i 100%. Cioè, ha una community proprio basata sulla Formula 1, tipo Opmir. Adesso la gomma rossa però inizia a calare, eh? Bottas lo vedo lento adesso, un pochino più lento, anche se davanti scappano via. Sì, comunque col DRS non riusciamo ad avvicinarci. Cerchiamo di risparmiare gomma, ma le posteriori veramente non riesco, cioè mi si bruciano. Guarda che roba, è un costante perdere trazione. Non avete idea di quanto mi vibra il joystick, non ho trazione sulle posteriori. Guarda Piastri come vola. Andiamo a 30 di deportanza. Pollo, grazie per il follow. Ho sbagliato il rilascio della trazione, della frizione. Ok, non ci dispiace. Bene così. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura.
Sverniciolo. Se non avessi il DRS aperto, anche se chiuso, volentieri. Guarda che roba. Uno in meno. Minchia. Dobbiamo attaccarci a Tsunoda. Il distacco dalla vettura davanti è 1,5 secondi. Ups. Serco, grazie per il follow. Dio, Madonna! Dio! Rip. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Rip. Ad hoc? Sì. Non solo ho trollato la gara, ma non mi schiodo nemmeno più Piastri dietro. Non mi schiodo più Piastri, basta. Ciao Vimac. È male purtroppo. Ho appena trollato la gara. Ho appena trollato la gara. Ma non mi schiodo più Piastri e Albon dietro, non mi rischiodo più. Anzi, mi passano perché la gomma rossa. La gomma rossa non ha più grip. Ovviamente la macchina fa schifo, però. Sì, minchia, ma la McLaren che va così sul dritto neanche con Häkkinen. Siamo vicini, ma non abbastanza, purtroppo. Vimac, grazie per la sub, l'ho vista adesso. Succhiamo tutta la scia. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. E questo cos'era esattamente? E cos'era esattamente quello che è appena successo?
Sono andato sullo sporco e ho perso trazione. Rip. Lo so che questa macchina fa schifo, ma abbiamo scelto le prestazioni quelle, diciamo, da debuttante, quindi la macchina è l'ultima macchina in griglia. Cioè facciamo schifo, lo so, perché la macchina fa schifo. Poi io faccio ancora più schifo, perché sono una merda. Adesso ci svernicia Albon e dobbiamo stare vicini ad Albon e risparmiare Hers per l'ultimo giro. Tra l'altro, per chi ha la sub, ho messo una nuova emote che rappresenta perfettamente i tre amigos. Giro. 108 la difficoltà. Dentro su Albon per la P14. Eccole là le tre merdacce. Gioco realistico, vince Super Max. P14 soffertissima. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Vabbè. Beh, easy non direi. Però, con la macchina di merda che abbiamo, difficoltà 108. Vabbè, bug della prima curva scandaloso. Però, quello è un altro discorso. Eccoli qua gli uomini della Red Bull che festeggiano Super Max. Eccola qua la celebrazione presa direttamente dal FUT, solamente che hanno messo i cartelloni della Formula 1.